Oissa. Oissa. Opla. Ci siamo. Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi parliamo di un'altra bici elettrica, il modello Hengwei EP2 Pro. Questo video non è la recensione della bici, video che arriverà presto nel canale. Oggi ci occupiamo solo dell'unboxing, del montaggio, delle regolazioni, vi faccio vedere come si chiude e come si gestisce la batteria. Apriamo. Che qua ci sono le graffette, quelle giganti, che poi ci graffiamo sempre. Che bello questo colore! Allora, vi faccio vedere intanto com'è imballata. Veramente, veramente tutto incastrato. Ci sono pure dei quadrati in gomma. Questo va a corrispondere qui, così se poi le mettono uno sull'altro non si rovina questa parte. Cominciamo a togliere qualcosa. Oh, che ruotona! Incominciamo a tagliare le fascette e a togliere tutti i vari materiali. Questa è la sella, ok. Altra scatolina con accessori. Scatolina. Ok, togliamo questo. Rompiamo questa fascetta. No, questa andava tolta. No, allora questa fascetta non la tagliate, perché teneva la ruota ancorata al telaio. Ok, me l'aspettavo più pesante, effettivamente. Ok, quindi con una sola mano l'ho alzata. Eccola qua. Ok, qui abbiamo il portapacchi, guardate com'è imballato bene. Con i corrieri che ormai sono no maldestri di più. Incominciamo a tagliare. E due, e possiamo togliere la ruota. Anche questa sempre ben protetta, guardate qui. E guardate qui, perché questa era la parte esterna del cartone. Leggero comunque il cerchio, alluminio. Abbiamo il parafango qui. Ok, fascetta. Bella! Un arancione opaco molto bello. Siamo attenti a non tagliare i cavi, pedali. Continuiamo a levare il materiale di imballaggio. Con tutte le fascette che posso recuperare da questa bici ho la scorta almeno per un altro mese. Attenzione a non tagliare i fili. Mettiamolo da parte e lo leggiamo dopo. Vediamo qui cosa c'è. Lo stop. Allora lasciamolo qua. Ok. Fascetta gigante. Stessa cosa da questo lato. Tutte protezioni. Pure la protezione per il dado, però questo in teoria potrei anche lasciarla qui, vediamo. E non voglio rimuovere per ora questo del manubrio, così non si rovina. Lo lasciamo così perché manca il tubo. Ok, protezione anche qua dentro. Allora rimetto le forcelle qua dentro per ora. Ok. Questa fascetta tiene la luce anteriore, ok, lasciamola così. Questo però lo lascio così, così non si rovina, poi lo monto direttamente. Questo poi leggiamo cosa c'è. Apriamo ora le due scatoline, così vediamo cosa troviamo all'interno. Ok, allora qui troviamo i pedali. Perfetto, gli attrezzi per il montaggio. Ah, sono attrezzi veri, di dimensioni reali. E non quelle chiavi super antipatiche che si trovano in alcune situazioni, che poi si rompono mentre le utilizziamo. Qua troviamo i pedali. Vedo che c'è un sistema di chiusura, però la parte principale è in metallo, va bene, poi li vediamo meglio dopo. Il campanellino. Ok. Qui cosa abbiamo? Ah, questo sarà l'alimentatore, 54 volt. Esatto, l'alimentatore. Qualche fascetta, sicuramente avete i cavi, e abbiamo manuale operativo e di mantenimento, uso e manutenzione. È scritto solo in inglese, può essere che ci guida nel montaggio delle prime cose. Ora questo lo leggiamo. Scoprirò solo dopo che dal sito ufficiale
Support, Manuals. È possibile scaricare il manuale in italiano EP2 Pro Italy. Guardate che bello, manuale uso e manutenzione. Questo è il manuale del ciclo computer integrato, del display. E questo lo leggeremo sicuramente dopo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, questo è il tubo del manubrio in due pezzi, così, per poter regolare l'altezza. Qui abbiamo il sistema che lo ripiega, ok, con una specie di tassello a espansione dentro il canotto dello sterzo, in questo modo. Sistema di sgancio, lo vediamo bene, e qui è, come nella sella, sistema di regolazione. Con una bella scala, così se siamo più di uno ad utilizzarla, sappiamo come regolarla in modo molto veloce. Perfetto. Questo è il sistema di sgancio che ha una levetta, c'è scritto open, dobbiamo aprirla. Tiriamo, naturalmente ora viene male perché non abbiamo il vincolo della bici, e poi si ripiega. Guardate che robusto lo snodo, molto spesso. E questo è il bulloncino che utilizziamo per andare a stringere questo qui. Va bene, così si blocca. E qui ora scatta il sistema di sicurezza. Perfetto. Va bene, allora a questo punto apriamo anche la sella. Vediamo tutto. Oh, che bellina, con le cuciture bianche. Abbastanza morbida. Poi lo vediamo con l'utilizzo normale. Regolabile inclinazione e avanti e indietro. Poi vedremo se la sella, così come strutturata, è confortevole. Va bene. Allora, dobbiamo montare ora il tubo che ci consente di montare il manubrio. Quindi lo inseriamo così, semplicemente. Però guardate, questo qui non va messo frontalmente. Dobbiamo fare riferimento alla posizione del manubrio che andrà qui. Quindi dobbiamo allineare, perlomeno orientativamente, questo foro, perché qui ci va il manubrio. È in posizione di forcella perfettamente allineata e ruota perfettamente dritta. Naturalmente questo deve essere perfettamente perpendicolare all'asse del telaio, però non è un'operazione che possiamo fare ora, in quanto è da fare quando la bici è tutta montata, come regolazione finale. Quindi intanto dobbiamo semplicemente bloccarlo per poter continuare il montaggio. Apriamo, abbassiamo, col chiavino in dotazione avvitiamo. Non stringiamo eccessivamente perché ancora dobbiamo regolare. Quindi così. E così. Come dice il manuale, a questo punto possiamo andare a montare il nostro manubrio. Per ora lo lascio così. Con l'altro chiavino in dotazione svito questi bulloncini. 1 e 2. Questo sembra simmetrico. Piccolino effettivamente, sottile, non è rinforzato come altri che ho visto, però dovrebbe fare il suo lavoro. Prendo il mio manubrio, vediamo di capire com'è l'orientamento, così, oppure facciamoci fare un altro giro così ai cavi, ok, e poi dovremmo essere in grado di fare questo, perfetto, ok. C'è un cavetto che mi sta impedendo. Ok, questo va all'interno. Allora, prima ho con il chiavino esagonale ho allentato leggermente questi bulloncini qua. Così posso spostare un po' il computerino mentre fisso la piastra superiore. Allora, questo qui va in sede. Ok, perfetto. Orientativamente mettiamolo in posizione. E come quella vite poi è da regolare bene dopo, quando la bici è tutta montata. E avvito quest'altro. Ok, poi alla fine mi blocco la posizione. 1 e 2. Ok, però lo lasciamo così. Eccolo qui. Anzi, a proposito di manubrio, mi sono fatto mandare anche il manubrio tipo in stile BMX, corredato naturalmente da tutto ciò che serve per montarlo. Ma questo lo vedremo in un altro video. L'ho fatto perché
mi piacerebbe utilizzare questa bici anche un po' in fuoristrada, quindi volevo un manubrio un po' più aggressivo, soprattutto più basso e più aggressivo. Il manuale ora ci dice di andare a montare la luce anteriore e il parafango anteriore, parafango che è ancora imballato. Apriamolo. Parafango in lamiera. E questo supporto andrà in questo modo. Montiamolo. La cosa bella è che tutte le viti che ci servono per montare gli accessori, per montare le ruote, sono già posizionate nel punto in cui servono. Qui, qui e anche qui. E vedete lì, vicino al cambio. Allora, iniziamo con la lampadina. Il filo deve passare di qui. Facciamo passare qua dentro. Ok. Point forward. Qui ci va sia il faro che il parafango. Il parafango va dietro e il faro va davanti, quindi parafango, rondella e dado autobloccante. Quindi esattamente così, il faro davanti e la staffetta dietro. Per ora non stringo, tanto qua c'è la pellicola, non graffia, e dobbiamo mettere la staffa del parafango in questi bulloncini alla base della forcella, già predisposti. Ok, ci siamo. Attenzione che c'è la rondella. 1 e 2. Ok, appena c'è la ruota, stringiamo tutto. Per ora lasciamo così. Ora dobbiamo montare la ruota. Quello che vediamo qui è un perno di protezione che possiamo smontare e non ci serve più. La ruota ha già il suo asse montato. Dobbiamo allentare i due controdadi, quindi questo non dobbiamo toglierlo completamente, solo allentarlo, 1 e l'altro lato 2. Ok, vedete che abbiamo dado, rondella e rondellina con il gancetto di blocco. Queste vanno all'esterno, tutte all'esterno, mentre questo controdado va all'interno. I dadini, quelli indietro, vanno avvitati completamente. Se siamo soli e siamo fortunati di avere uno sgabellino della giusta altezza, possiamo mettere uno sgabellino là sotto. Vedete, questo qui è il piede che utilizza la bici quando è chiusa. Possiamo mettere uno sgabellino là e, come vi dicevo prima, se siamo fortunati l'altezza della ruota è precisa all'altezza del perno. Quindi, visto che abbiamo trovato lo sgabellino della giusta misura, posso farlo da solo. Dobbiamo intanto assicurarci che i pattini sono aperti, perché altrimenti non possiamo inserire il disco. Togliamo. Ok, e questo perno lo possiamo conservare. Abbiamo ora la ruota. Entriamo la ruota in questo modo. Ok. Cavalletto posteriore inserito per sicurezza. Questi li svitiamo al massimo. Ora devo fare tutto in un unico movimento. Fare entrare il disco all'interno della pinza e contemporaneamente il piedino della forcella nel perno. Ok, è entrato, perfetto. A questo punto lo sto appoggiando al suo cavalletto. Togliamo lo sgabello che mi serve e ora dobbiamo inserire questo nel foro che c'è qui, ecco, e poi avvitare il dado. Questo è un sistema di sicurezza. Se il dado si dovesse allentare un pochino, tipo ad esempio così, tiene bloccata l'asse della ruota all'interno del piedino della forcella, altrimenti potremmo perdere la ruota subito. Stessa cosa qui, giriamo, inseriamo e poi avvitiamo. Dopo aver fatto tutte le regolazioni, potremmo sostituire questi dadi con due dadi autobloccanti, sono più sicuri. Così è montata, da stringere, ma è montata. La chiave in dotazione da 15 poi ci consente di stringere. Allora, guardate, non sarà facile, i pattini sono una a sinistra e una a destra, è montata regolarmente. Faccio vedere come ho fatto io l'operazione da solo. Per fare l'operazione da solo, considerando che contemporaneamente devo alzare la bici
e tenerle in equilibrio e inserire la ruota, faccio così, perché così con la spalla e l'avambraccio la tengo in equilibrio, l'aggancio da sotto la forcella e così la alzo senza fare il minimo sforzo. Nel frattempo posso gestire la ruota anteriore per inserirla bene. Se mi danno fastidio, per sicurezza dado rondella e rondella col perno, li svito, li metto da parte e li inserisco dopo. Ok, ora completiamo il serraggio. Quindi 1, 2, perfetto, e stringiamo. Ok, perfetto, togliamo la pellicola e prima di passare avanti non ci dimentichiamo i dadi in ruota. 1, strette. Mentre caricavo i microfoni ho visto che nel sito ufficiale alla voce supporto c'è la possibilità di scaricare il manuale in italiano. Allora proseguiamo, abbiamo montato la ruota e ora però dobbiamo assicurarci che il freno funziona bene. Poi solleviamo la bicicletta e facciamo ruotare la ruota, preferibilmente nel senso di marcia, e vediamo se ci sono attriti. Un po' c'è e si sente anche dal rumore. Ed effettivamente la leva del freno praticamente non ha nessun gioco, è un po' dura. Quindi abbiamo un po' di margine per regolare qui, come si fa con le biciclette normali. Allentiamo il controdado, avvitiamo un po' il precarico. Siccome i pattini sono nuovi, ok, e poi stringiamo il controdado. Ok, così ho più escursione. Controlliamo ora la ruota. Ok, ora scorre più libera. Il rumore c'è sempre perché i pattini sono nuovi, ma ora è libera. Controlliamo ora il freno. Funziona, vediamo. Perfetto. Ok, ci siamo. Andiamo avanti. Come ultima fase, il manuale, sia in italiano che quello incluso nella confezione, quindi quello in inglese, dice di installare il sedile e i pedali, ma in realtà non parla né del portapacchi, né del freno posteriore e né del parafanghino. Però, come vi dicevo prima, tutte le viti sono già posizionate in sede ed è una cosa ottima. E quindi fissiamo il parafango, montiamo il portapacchi, poi sedile e pedali. Ovviamente c'è da fissare anche lo stop. Quindi uno, e la stessa cosa dall'altro lato. Ok, parafango montato e stabile. Prendiamo il portapacchi e allora svitiamo prima i bulloncini, sennò poi rischiamo di graffiare il telaio. 1, lo stesso dall'altro lato. 3 e 4. E mettiamo quindi il nostro portapacchi. Ok, allora questo cavo lo lascio all'interno. Per ora lo posiziono solamente. Ok, e l'ultima vite qua. Ora stringendo lui si allinea. Ok, come vedete io sto usando solo gli attrezzi in dotazione. Fatto, fatto e fatto. Portapacchi montato. Ho notato che i bulloncini del cavalletto sono lenti, vedete? Quindi stringiamo anche questi. Dadino da 10, i dadi dietro sono autobloccanti, quindi vanno bene, questo era stretto. Allora, mentre siamo qui, prima di passare allo stop, vediamo la pinza. Allora, sembra funzionare bene, la leva ha la giusta escursione, il precarico aveva il controdado sbloccato, l'ho bloccato, va bene. Scorre liberamente. Proviamo a spingere in avanti. Ok, freno posteriore, va bene. Passiamo alla luce di posizione o stop. Il filo passa di qua e va montato con i dadini in dotazione. Praticamente viene montato così. Questo è come se fosse una specie di portatarga. Dadino dietro. Dadino non è autobloccante, ma qua ci vuole autobloccante, perché non potendolo stringere troppo Rischiamo che si svita, cioè se lo stringiamo troppo spacchiamo la plastica, se non lo stringiamo troppo si svita. E questo è un altro dadino che poi andremo a cambiare e mettere autobloccante. Allora, dobbiamo intanto evitare che dia fastidio al cambio e poi lo blocco qui.
e una qui. Perfetto. Tagliamole. Via, via, via e via. Istruzioni, c'è scritto una cosa. Se troviamo questa protezione per il cambio piegata internamente, non vi preoccupate. Questa è una protezione fatta apposta per proteggere il cambio. Quindi eventualmente, stando attenti a non prendere il cavo, prendetela in questo modo, fatevi aiutare qualcuno tiene la bicicletta e piegatela verso l'esterno, in modo da lasciare almeno un centimetro e mezzo di distanza dal cambio. Comunque, questa protezione deve essere perfettamente in verticale quando la bici è messa dritta nella posizione di marcia. Se è rientrato vuol dire che magari ha preso qualche botta durante il trasporto. Però il mio è perfetto, era già perfetto e non ho toccato nient'altro. Il cambio è già lubrificato, si muove bene. La catena no, la catena è secca. Uno spray fatto apposta per la catena della bici e le corone non guasterebbe. Va bene. Mentre siamo qui, telecamera bassa, andiamo ai pedali. Come vedete abbiamo un adesivo che ci indica R, right, quindi destro, e il senso di rotazione per avvitare il pedale. Dovremmo avere anche qui qualche indicazione. Sì, e ce l'abbiamo qui. Questa è una L, quindi left. E qua c'è la R, right. Quindi guardate, R, senso di rotazione, in questo caso orario. E stringiamo. Ok, ora rompiamo le mattonelle. Ecco fatto. Mentre siamo qua, vediamo questo sistema di snodo. Si tira indietro questo e si abbassa o si alza. Sì. Comunque, eccolo qua. A posto. Mettiamo l'altro. L, left, senso di rotazione anti-orario, left, stretto, ci siamo, manca la sella. Prima di inserire la sella vi faccio vedere che praticamente per centrarla ha questo tubo in plastica dentro il tubo in ferro. Il tubo della sella è veramente lungo e abbastanza spesso. Inseriamolo, quindi apriamo. Inseriamo e poi chiudiamo ed eccola qui. La sella può essere poi ulteriormente regolata, oltre che in altezza, da questo bulloncino e dall'altro lato un altro uguale. Allentando questa specie di piccola morsa, noi abbiamo la possibilità di spostare la sella un po' avanti, un po' indietro e di inclinarla a seconda delle nostre esigenze. Guardate, si sta aprendo la chiave, quindi qua, anzi si è aperta, qua dobbiamo utilizzare una chiave a bussola buona, prima che si rovini il dado. Era stretta veramente forte. Stringiamo. Ok, ci siamo. Manca da stringere qui il manubrio. Quindi regoliamolo come si fa con le biciclette normali, mettiamoci in linea, apriamo e stringiamo. Ok, stretto. Iniziamo. Ok. Montiamo il campanellino. Tutta questa elettronica ci potevano fare un bel campanellino, un bel clacson. Ok. Avviciniamo un po' così. Vabbè, poi questo lo vedremo dopo. Quando riguarda il display del computerino, io ho lasciato questi leggermente lenti perché ancora me lo devo regolare. Togliamo la pellicola ed ecco il computerino, il display. Pronti ad accendere la nostra bici. Togliamo la fascetta che tiene le chiavi. Abbiamo due chiavi in dotazione, una delle due la togliamo e la conserviamo e dobbiamo accendere così come accendiamo il quadro della nostra moto, della nostra macchina. Solo che praticamente la serratura è qua sotto. Guardate, è esattamente qui. Quindi inserisco la chiave, giro e non la posso estrarre, la devo lasciare qui. Ora qua ci metto un piccolo moschettone, così il moschettone poi lo blocco col cavo.
per una questione di sicurezza, non si sa mai, qualche movimento la giro e poi la perdo. Quindi con la chiave inserita possiamo accendere il nostro computer dal tasto frontale. Perfetto, perché bisogna tenerlo premuto 2 secondi. Oh, che bello, ma guarda che visibile, che bello leggibile. Abbiamo la velocità, i chilometri. La cosa bella è che da qui possiamo comandare le luci anteriori e posteriori con questo tastino qua, e abbiamo i simboli come la macchina o le moto. Guardate, vi faccio vedere. Un clic si accende contemporaneamente luce anteriore e posteriore, per spegnere teniamo premuto il tastino e si spegne la bici. Sull'utilizzo del computerino di bordo ci farò un video dedicato, perché ci sono tante funzioni e soprattutto 2 livelli di sottomenu segreti che ci consentono di sbloccare alcune funzioni simpatiche. Prima di portarla all'esterno dobbiamo vedere altre 2 cose. Batteria e caricabatteria. La batteria è qui, dentro il telaio. E il caricabatterie è qui, dentro la scatolina. Apriamolo. Manuale per quanto riguarda l'utilizzo della batteria e del caricabatterie. Allora, è da 54 volt e 2 ampere. Questi 2 ampere consentono di caricare la batteria da 13 ampere ora in 7 ore, 6 ore e mezza. Questo è lo spinotto di ricarica, che sembra un RCA, ma ora vi faccio vedere come va collegato, anche se abbiamo 2 possibilità di ricarica. Quindi noi apriamo questo tappetto e abbiamo accesso al connettore per la batteria. Quindi quello che abbiamo visto prima lo inseriamo in questo punto, già inserito, e la possiamo caricare così. Se la bici la teniamo in garage e non abbiamo la possibilità di caricarla, perché magari nel garage non abbiamo energia elettrica, possiamo smontare la batteria e portarla a casa. Vi faccio vedere come. L'operazione che facciamo per smontare la batteria è più o meno la stessa che facciamo per piegare la bici. Quindi noi dobbiamo spingere questa leva in avanti, aprire la leva che sblocca lo snodo del telaio, ma se andiamo avanti così poi la batteria non la possiamo estrarre, perché vedete che c'è un piolino di sicurezza. La chiave, oltre ad accendere il quadro in posizione centrale, quella che possiamo estrarla, la premiamo e giriamo come se mettiamo il blocco a sterzo. Vedete, il piolino è rientrato. In questo modo la batteria può essere estratta. Di conseguenza poi possiamo estrarre la nostra chiave. Ok, mi metto un po' distante così vi faccio vedere tutta l'operazione. Siamo qui, pieghiamo la bicicletta in 2, in questo modo. Probabilmente devo togliere il cavalletto laterale, sì. Ok. Per poi appoggiare la bici in questa specie di cavalletto che vedete qua sotto, fatto apposta. E se non tenete la batteria esce, probabilmente si rompe e non potrò finire questa recensione. Però ragazzi, non si rompe perché è una scocca di metallo, meno male che non si è rotta qua la parte finale in plastica. Quindi eventualmente conviene sbloccarla dopo la batteria. Quindi noi facciamo finta che sapevamo questa cosa e abbiamo la batteria bloccata, ok? Quindi la bici ora è piegata parzialmente, perché per completare dobbiamo piegare anche il manubrio, che viene piegato in questo modo. Ok, se ci dà fastidio possiamo chiudere anche la sella, e se ci danno fastidio i pedali, come vi ho fatto vedere prima, tum e tum, pedale chiuso. E questa praticamente non è altro che la nostra bicicletta chiusa. Effettivamente rimane abbastanza larga, però è inevitabile, più di così non si può chiudere.
dobbiamo vedere poi se c'è un modo per prenderla, se c'è un modo per prenderla agevolmente, questo lo vedremo dopo. Ritorniamo alla batteria, dare dallo sgabellino, perché sennò dall'inquadratura non vediamo niente. Ok, la batteria, vi ho fatto vedere prima il gancetto di sblocco, praticamente è qui, quindi noi sblocchiamo la batteria, giro la chiave, tolgo la chiave, maniglia, batteria, abbastanza pesante, vedete, è proprio la batteria ad avere la serratura che l'accende e che sblocca il piolino. Quindi questa batteria la prendiamo, la portiamo a casa con la maniglietta e quando siamo a casa prendiamo il nostro caricabatterie e lo inseriamo qui. Quindi può essere caricata anche più comodamente senza la nostra bici. Allora voglio vedere una cosa, approfittando del fatto che non c'è la batteria e magari come peso mi viene più facile. Come la dovrei prendere? Come la dovrei prendere ora? Immaginiamo che non ci sia. Allenando c'è questo che mi dà fastidio e che mi può sbattere ovunque. Quindi qua secondo me ci voleva una molla che lo teneva chiuso. Allora, così va sul suo piedino là sotto. Ok, la maniglia in realtà è questa. Ma se io la prendo di qua, devo essere Hulk per fare questo. E lo sto potendo fare, sono al limite, perché non c'è la batteria. Il manubrio si sta girando. Ok, come la devo alzare? Qui, se tolgo il tappeto, vi faccio vedere, si graffia la forcella. Mette fuoco qui. Quindi meno male che non l'ho tolto. E come la devo prendere? Devo stare attento quando la poso, perché il computerino diventa la parte più sporgente da questo lato. Infatti il computerino ora per sicurezza poi lo metterò più interno, in modo che non sporge così. Riproviamo come la devo prendere, non lo so. Una mano qui e una mano sotto la forcella, vediamo. Ok, bene o male così si può prendere, ma dovrei riuscire a sollevarla per metterla, facciamo finta, in un baule dell'auto. Pizzicata! E non c'è la batteria! Vabbè. Il pedale si è abbassato, ok. Non è facile. Anche perché il rischio è che se prendo solo un solo lato, mi si apre. Mi si apre mentre la sollevo. Quindi devo comunque fare in modo di poterla prendere utilizzando una mano per una metà e una mano per l'altra metà. Quindi magari una su questa maniglia, se mi dà fastidio, magari faccio così, così la maniglia ce l'ho libera, e l'altra la metto qui sotto la forcella, vedete? Però vabbè, un po' complicato. Cosa si poteva fare? Non lo so. Un nastrino forse, intanto per bloccare le due ruote, magari dico una stupidaggine, o una cinghia che io quando la apro la esco da qua all'interno e con un moschettone la aggancio di qua e c'ho una bella cinghia così. Non lo so, sto immaginando, sto fantasticando. Va bene, poi se trovo una soluzione in qualche modo farò un video, farò uno shorts. Ora inseriamo la batteria e chiudiamola. Tengo la batteria, aggancio, perfetto, e la batteria non esce più. Per comodità apro il manubrio, anzi chiudo, così mi posso aiutare anche proprio con questo. Ok, blocchiamo la sella così la utilizzo come punto di aggancio e via. Va bene, tutto sommato è andata. Anche che non è chiusa, posso mettere il cavalletto, se non è perfettamente chiusa, ed effettivamente la batteria era meglio rimuoverla. Se ci dotiamo di uno sgabellino come questo, forse, ecco, ci viene in soccorso. Veramente, veramente tanto, tanto, veramente tanto. Così abbiamo la bici aperta, perfetto, togliamo la batteria, la saliamo a casa, la bici la lasciamo così, torniamo. Inseriamo la batteria e poi da questa posizione, senza fare grossi sforzi, poi automaticamente sta cavalletto
e andiamo a chiudere. Perfetto. Inizicato, sudato. Ora, questo simpatico sgabellino, per ora lo uso per riposarmi. Ma mi può fare sudare una bicicletta per smontare la batteria? Ok, va bene. Ora, il sellino non ha delle tacchette. Ha solo una misura che credo sia la minima da inserire, o comunque la massima altezza. Ora io non lo so chi è così alto da utilizzare il sellino in questo modo, ma va bene, questo poi lo vedremo sempre nell'altro video. Quindi il sellino, non avendo delle tacchette, poi per rimetterlo nella posizione mia perderò sicuramente qualche minuto, o mi fermerò sicuramente un paio di volte per regolarlo, almeno che non trovi il modo come scrivere qui qualcosa, un piccolo adesivo. L'adesivo possibilmente poi si toglie, non lo so. Va bene, andiamo avanti. Ok, questo video finisce qui. Vi ricordo in descrizione tutti i link utili. Ciao, che fai? Per comprare la bici ed eventuali codici sconto. Uscirà un video dedicato per l'utilizzo del computer di bordo, perché è condiviso anche da altri modelli, così il video lo faccio una sola volta. E c'è. E poi uscirà naturalmente il video dedicato alla recensione e alla prova su strada. Nel canale Chris Garage Motori però farò un video dedicato sull'utilizzo in fuoristrada. Quindi seguite il canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!